Titans, vittoria, è primato momentaneo aspettando i PES, un'altra grandissima prestazione, Graziano in formato super, tre super gol. Partita comunque difficile, nel secondo tempo avete un po' controllato, avete lasciato iniziativa agli avversari. Siamo calati nel secondo tempo, onestamente. Secondo tempo grande, secondo tempo siamo onestamente un po' calati. Potevamo fare meglio nel secondo tempo. Però nel primo tempo siamo stati nella nostra area di campo perché volevamo capire i loro punti deboli, infatti poi ci siamo riusciti. Volevamo cercare di non prendere gol, però ci siamo mangiati anche 3-4 gol. Ci manca migliorare un sacco nella finalizzazione nella fase difensiva. Se il gol gol dei Fix comunque arrivato in maniera un po' rocambolesca, palla deviata che si è infilata alle spalle di Giacopelli, sì. Quindi vabbè, non c'è grande colpa della difesa, onestamente. Di gol onestamente facile. 2-2 e 3. No, io 1-2. Graziano fa il conto preciso, non lascia niente. Ma il secondo gol, da dove te lo sei uscito? Incredibile. Pensando al gol che ho fatto a Marcheros 2 anni fa, ho detto proviamoci. Ragazzi, grazie e in bocca al lupo. Ciao. Finita la crisi dei Black Ops dopo 2 sconfitte consecutive, vittorie importanti in un derby, tra l'altro, per molti di voi, tra l'altro molti amici, eravate. 6-2 il finale, tripletta di Parente, trascinatore. La promessa è stata mantenuta, il Parente aveva detto farò tripletta e l'ho fatta. L'avevi promesso? L'avevo promesso, ho detto di farò 3 gol e li ho fatti. Il Livigni non sarà contento di quello che sto dicendo. Partita perfetta oppure un rammarico forse per no, non aver fatto lo scatto? No, perché noi sbagliamo e poi iniziamo a fare minchiati fenomeni e non siamo fenomeni, quindi non dobbiamo fare i fenomeni, però siamo forti. Possiamo qualche errore dietro nel primo tempo, magari esatto. C'è stato. Ci sono state 2 papere e 2 gol. Due belle patere anche di queste patere da parte tua. Una mezza papera. Ha fatto anche una papera. Una bella. Però 2-3 queste patere l'ha fatto. Delle parate incredibili. Sì, sì. Può capitare. A questo punto eravate in zona tranquillità, obiettivo playoff o no? Sì, sempre, ma noi siamo sempre. Pure da primo posto. Potremmo essere da primo posto, però... Campionato altalenante, vero? La testa sì. non c'è. Di Gesù volta. Poi... E qualche serate, alcune volte troppo esagerate il venerdì sera. Cosa non sta andando quest'anno rispetto a... Le serate del venerdì sera. Ah, certo. Comunque, salutiamo pure a Digi che... Salutiamo a Digi, in bocca al lupo. Deve ritornare. È sempre scarsissimo, però... In bocca al lupo anche a lui, tornerà fra un po'. No, magari si fa espellere per aver picchiato un compagno qualche volta. Prossimo turno avete i Warriors, come la vedete? Una bella partita. Chi sono i Warriors? Sono forti. Sì, diciamo, lottano per... Lo stanno andando benissimo quest'anno, un po' come voi, diciamo. Sono una bella squadra, sono... Però sono forti, diciamo. Solidi, una squadra solida. Come la vedete? Possiamo fare bene, basta che rimaniamo concentrati come all'inizio del primo tempo. Di sicuro ci sarà un'espulsione minima. Adesso serve continuità. Ah, serve continuità, sì. E questo non ci dobbiamo fermare più. Sì. Non ci dobbiamo fermare più. Perché non giochiamo più alle 7 perché non se ne può più. C'è pure freddo. 9 gradi, basta. È forza Palermo. Va sì, bene, sì. Ragazzi, alla prossima e complimenti, ciao. Filone di pane, prima una sconfitta in un derby. Eravate reduci nella vittoria. Che è successo quest'oggi? No, eravamo reduci nella sconfitta. Ah, quindi avete una sconfitta consecutiva, scusami. Che è successo? Che... è la terza partita che giochiamo in 5. Sì. Senza portiere. Senza portiere. In questa squadra Madre. Faccio gol io che mi dà. Tu in particolare me lo ci tenevi oggi? Beh sì, giocavo contro i miei amici. Contro. Sia tu che è Verace, vero? Sì, 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 sì. Vabbè. Diciamo è andata male. Basta guardare il tabellino. Se faccio doppietta io, significa che siamo messi veramente male. Sì, perché lì davanti Ruisi non ha colpito, neanche. No, siamo messi, ma purtroppo ci manca Indovina. Senza Caldara, senza Indovina. Caldara, Guarino, che comunque, vabbè, mancano i cambi. Perché diciamo che sulla carta non siete una brutta squadra, anzi, no. Poteste puntare in alto e come? Non so, è che siamo 4 effettivi, è un articolo 11. Tra l'altro uno di questi 4 è stato tesserato la scorsa partita, quindi. Ah, certo. Prossimo turno avete Jacopo Comaiogo, che sono, credo, ultimi. Speriamo di vincere. Sfida la salvezza, playout. Tranquillità. Va bene. Detto difficile. Sì, purtroppo. D'accordo, ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
Ah, questi Luparelli, facciamo l'intervista. Sti Atomic sta rimonta al cospetto del vostro ex compagno. No, è ancora compagno, è come Mauri, c'ha la squalifica, è come Mauri che dà un bacio allo Tito, poi ti lo chiamano Samantha. Comunque la stazione positiva, ci siamo, abbiamo fatto una Mac straordinario. Straordinario nel liscio. Ha fatto uno stop di destro, volevo sottolineare, lo conosco da 24 anni prima di me. Ti giuro che è il secondo. Cioè, non è mai salito sull'autobus zoppica. Ormai gioco destra sinistra uguale, sono ambidestri. Poi Dio ce l'hai da me. Ma invece c'è questo gol. Luparelli dispensa. Non solo di destro, anche di testa. Luparelli da grande capitano. Gozzo la linea subito fa la vita. È mio, mandato a fare in culo dispensa. Ha fatto la solita compagna. È Tommaso. Comunque best goal di nuovo. Il mio best goal. Allora, da notare a Cardi, già era messo male prima. Adesso gli manca anche la S. Dico la Z. Dice caccio a posto di cazzo. Però faccio best goal ogni volta. Best goal. Cioè, ragazzi, un uomo da sposare, subito lo dico. Comunque, ora questo campionato, come pensate? Facendo la quercia. Anche no. Una grande prestazione di Cappi, c'è cambiato la partita. Sì, dalla porta. Dalla porta in campo è stato. Tra l'altro erano pronte le bestemmie di dispensa se avessi sbagliato il rigore, il tiro libero, visto che c'era la doppietta lì. Sono dispiaciuto subito. Sono dispiaciuto perché la bestemmia ci vuole ogni tanto. No, ma poi ci servivano vettini di liberi. No. Sto Fabiano. Censuriamo. E niente, ora siamo lanciati, ora cosa siamo? Ora abbiamo Italia. Sei appena penalizzato. Come ti chiami? Graziano. Va bene, ve ne andate che qua abbiamo un. Va bene, va bene, alla prossima. Risorgono i Bulldog dopo due sconfitte consecutive, finalmente, si può dire dei Bulldog. Finalmente sì, dai, una volta ogni tanto, quest'anno è andata finora così, però... Sempre difficile la partita, con sempre chiunque, difficile. Abbiamo sempre difficile. Qualche difficoltà, con noi, però... Le squadre avversarie si galvanizzano, i portieri avversari ancora di più. Era una sfida salvezza. Una cosa vorrei dire, questa vittoria è dedicata a Giulio Stecchini. A Giulio Stecchini, anche a Fausto che si è sentito male. Si vide la tua via a metà tempo. Sì, anche a Giulio, mi raccomando, ricordate le mie parole. Ci ritroviamo sempre nel buco, Giulio. Stranamente una sfida salvezza, perché voi potete puntare in alto. Quell'organico che avete. Questa stagione è andata così, Davide. Ormai vediamo come finisce e alla prossima poi... Vediamo per la tranquillità massima, per l'ultimo playoff, ma è difficile. Ormai è difficile. Rammatico per non aver fatto punti bonus, perché ci avete provato... Punti malus. C'è la munizione di Vigio. Rammarico per i punti persi nelle scorse. Ma non ci servono i punti bonus. Davide, rammarico. Ci poteva essere lo scarto e la tripletta di Andrea, però peccato. Fa niente. Alla fine ci avete provato in tutti i modi. Rammarico per i punti persi nelle partite prima. Però sì. Va bene così. Prossimo turno avete i PES. I PES sono i primi, i secondi. Scontro, sì, loro puntano chiaramente primo, secondo posto. È tipo Juve di Cor. Dai. Juve Sassuolo. Giochiamo di Sassuolo. Chiamo Milan Chievo. Come la vedete? Sarà difficile, diciamo. Sarà difficile per noi. Noi sinceramente non teniamo nessuno. Con le canne vi galvanizzate voi o no? Secondo noi il penultimo posto non è meritato. Ogni partita la sua stella, il pallone è rotondo, Davide, forza! Va bene, alla prossima, ciao ragazzi! Ciao! Allora ragazzi, pareggio alla fine, dopo comunque una grande partita da parte vostra, siete stati sempre in vantaggio, però negli ultimi 10 minuti con Iaro ha trovato il gol del 2-2. Sì, è stata una bellissima partita secondo me, anche se i pronostici ci davano super perdenti, tipo a 8 contro 1,30. Erano favoriti loro. Super favoriti, sì. Loro. Una bella squadra, senza ombra di dubbio, però ce la siamo giocata. Se Cagliari non è in sacco lo dico. A parte Santo Stefano ha fatto parate veramente strepitose. Ha fatto grandi parate quest'oggi, davvero. Comunque ci siamo visti i begli scambi di gioco tra di voi, soprattutto il primo gol è stato bellissimo. Quando... È stato molto bello, peccato, non perché già guadagniamo, ma forse un pizzico in più noi. Alla fine loro si sono svegliati senza ombra di dubbio, però secondo me alla fine. All'inizio peccato aver subito il gol del pareggio, però diciamo che con le grandi giochiamo bene. Con le piccole abbiamo visto. Con una vittoria dove sareste andati in classifica? Siamo andati di altre perdendo in salvezza.
con quattro partite ancora da giocare. Comunque siete una squadra che potete mettere in difficoltà chiunque, no? Ci proviamo, tutti ce la siamo giocata fino appunto. Io tanto però magari i risultati. Scusi, siamo intervistati. La Monica, scusa. Con questo cappello da mania cotiliere. Comunque, ragazzi, il migliore in campo è la vostra squadra? Tutti, è un po' più Santo Stefano. Sì. Tutti abbiamo dato il massimo e Santo Stefano ci ha aiutato a pareggiare la partita. Va bene, allora ragazzi, complimenti per la partita, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao ciao.